I parlamentari votarono contro, una parte si astennero, che è cosa diversa dal votare a favore. Il bail-in lo vogliamo ricordare Lega. Che cos'è, scusi, perché altrimenti sì, il bail-in è quella norma vuol dire che se dovesse fallire la banca pagano i correntisti, esatto, non paga lo Stato, non interviene lo Stato, ma paga chi ha dato fiducia a quella banca. Va bene, vai, che sarà in vigore in Italia da inizio dell'anno dal prossimo. Dal primo gennaio, quindi tra poco. Esattamente, quello che è successo invece col decreto salvabanca. Quello che è successo col decreto salvabanche invece è una cosa interessante, perché vedete, il governo prima fa il danno e poi ci mette la toppa. Cosa intendo dire? Intendo dire che qualche responsabilità degli organismi di vigilanza e qualche responsabilità del governo sul mancato controllo di quello che stava accadendo in quelle banche sicuramente c'è, e il decreto salvabanche che cosa ha fatto? Ha messo della liquidità a disposizione di quelle banche per salvarne, per farle, non farle fallire e farle sopravvivere, ma di fatto le cronache quotidiane ci dimostrano come non si siano salvati invece gli azionisti, i risparmiatori, quelli che avevano investito nei titoli proposti agli sportelli di quelle banche. E quindi l'operazione che è stata fatta è stata un'operazione che ha salvato la banca ma non ha salvato i risparmiatori. Su questo noi contestiamo, e aggiungo che se questo crack fosse avvenuto tra qualche giorno, cioè nell'anno nuovo, la cosa sarebbe stata ancora più devastante proprio per colpa di queste normative europee che hanno cambiato completamente il sistema di garanzia del mondo bancario. Perché mentre prima c'erano le banche centrali che garantivano i risparmiatori, il risparmiatore portava i soldi alla banca e le banche centrali garantivano il risparmio, oggi siamo alla situazione esattamente opposta in Europa. Ora abbiamo la Banca Centrale Europea che dà i soldi alle banche per poterci fare speculazioni, e se le banche falliscono rispondono i correntisti. Ecco, questo è un altro di quegli elementi di questa Europa che non ci piace, che noi vorremmo contrastare. Ma per rispondere alla domanda sulla Boschi, io non so se sicuramente le colpe dei padri non ricadono sui figli, però è innegabile che ci sia un conflitto di interessi in questa vicenda, perché il padre della Boschi era all'interno del CDA di questa banca, perché c'erano altri membri della famiglia Boschi che avevano dei ruoli importanti in questa banca, e perché un esponente della Consob che doveva vigilare sulle operazioni finanziarie di questa banca è stato poi assunto da una partecipata di questa banca. Quindi la situazione è quantomeno opaca, torbida. Io faccio la domanda: se questa vicenda fosse successa durante il governo Berlusconi e se fosse stato un ministro della Lega di Forza Italia implicato in una vicenda simile, probabilmente avremmo manifestazioni di piazza costanti, avremmo 15 fascicoli aperti a diverse procure d'Italia e avremmo una situazione insostenibile per il governo. Il fatto che invece qui si tendi a minimizzare mi lascia abbastanza perplesso, e ritengo sia giusto che la Boschi vada in Parlamento e riferisca e spieghi la situazione. Forse.